amore, foto. Quindi scrivo meno 7. Meno 7? Come meno 7? Fra 7 giorni abbiamo il concerto a Roma. Ah, è vero, il concerto di Perez. Eh sì. Lo vedrai da qui a lì. Non me lo dico. Dottoressa Giorgi, io la ringrazio davvero per il lavoro che sta svolgendo. Il suo è un ruolo fondamentale in questa indagine. D'altronde anche grazie a lei stiamo per incastrare finalmente Don Pacia. Si figuri, dottoressa Perri, per me è un onore collaborare con lei in questo caso, d'altronde il mio lavoro lo faccio con passione. Sono felice, arrivederci. Arrivederci a lei. Ciao, dottore. Sta seguendo qualcuno? Tutto sotto controllo. Allora, dottore, che novità c'è su Don Pacia? Lo stiamo per stampa. Ha un magistrato che ha dato tutti gli indizi contro Don Pacia. Sta fisso, a te non ne pensa per niente. Quello che dice il commissario non lo sta sentendo per niente, quindi tu puoi fare quello che ti pare. Brava, dottoressa. Affari a parte. Ma quando lo facciamo l'affare, Norati? Dai, dai, adesso pensa a come hanno a morro. Poi, semmai, festeggiamo. Che succede, come sta? Si è stato visto quando si è ammazzato il Lofrigo, quando è scoppiata la macchina di Maia. Questo glielo direttamente dalla magistrata. Ma beh, non si può comprare sul testimone. Non so chi è. È di direttamente glielo tribunale da essere. Non è passato per il commissariato, non ho fatto denuncia, niente. A te avremo una soluzione. Cioè, come fai? Questo ormai ha preparato tutto, qualcuno deve arrestare. Vabbè, faccio arrestare io. Tanto stavo lì con te. Potrei essere sbagliato, no? C'era io. Compriamo 3-4 testimoni che dice che eri lì. Uno solo dice che sono io. A posto. Che dici, commissario? Vogli bene? Se sa, se ne vai. Tanto un modo per farti scappare, però. Ma sì, facciamo come andate ora. Tanto ormai ci sono abituato. Non ci potremo fermare una strada del genere. A te, intanto ci copriamo le spalle. Don Pacia dentro. Non ci puoi. No. Ci penso io. Va bene. Ma deve essere pubblico questo arresto? Sì. E me come ci essere pure le foto. Tanto ti divento famoso. Uffè, poi mettiamo a Franz che mi serve una macchina. Oh, Franz! Oh, Uffera! Che dici, Rod? Qui c'è poco a ridere. Ci serve una macchina urgentemente. Buffet, ce l'ho io la macchina per Don Joyce, adesso ci penso io, te la faccio vedere subito, qua. Oh, Don Joyce. Oh, bellissimo. Un pezzetto, non ci vedremo, eh. Te la faccio vedere io una bella macchina per te. Vieni. Questa è la macchina che devo vedere. Per te, Don Joyce, ci vuole una macchina potente. È potente per vero? Eh certo, adesso te la faccio provare, che questa è regghiare, vanno a provare, vedi un po' se è potente. Addio, vedevo. No, tu vai, andiamo a provare. Andiamo. Ma non Joyce, ma perché non parliamo dei soldi prima? Perché questo non basta. Tu zitto, non si è visto niente. Che si è fatto, Franz? T'ha pagato quest'ora? Ma che mi ha pagato, detto? Ma che non lo sai chi è questo lì? Questo è Gomorro, Franz. Maia sta riendo. Polizia di Monaco. Maia, le chiavi d'arresto. Ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi parola potrà essere usata contro di lei in tribunale. Ha diritto un avvocato. Se non può permetterselo, gli sarà assegnato un ufficio. Tranquillo, commissario. L'avvocato ce l'è buono. Ce l'hai.
Che c'hai, scusate? Mi stai ammazzando grandi uosi. Vedo male da sto zona. È pronta. Ci vuole aiuto, funzionava. Eccola la nostra fritta. Vedi che bella? Bella. Anche se, dopo che Perez stasera ci ha dedicato la canzone, non vedo per niente. Lo so. Oh, mamma mia. Che c'è? Andiamo via. Ma non c'è niente, che c'è? Io ho visto l'ombra di Joyce, mi sembra. Ma che dici? Dai, dai, dai. Ma lo vai, vieni. Non c'è niente, guarda. Te lo sarai immaginato? Vediamo. Dai, dai, andiamo. Senti amore, domani io vado a trovare un amico mio in Parlamento. Quindi te lascio dormire, tranquilla. Da sola? Eh sì, dai. Va bene. Ok. Insomma. Vado in bagno? Sì. Amore. Che c'è? Ma l'ho visto. Che cosa? Che hai visto? Che c'hai stasera, le visioni? T'ha fatto male? L'ho visto, guarda, stava in mezzo a questi. Giuro. Linda, dai. Mettete un attimo seduta, ti faccio portare qualcosa. Oh, l'acqua. Ma faccio una doccia, magari. Ok. Amore, io l'ho rivisto. Amore, andiamo via, ti prego. Senti, amore, sta tranquilla, non c'è nessuno. Dove l'hai visto? Là. C'è qualcuno? Secondo me... Siamo solo io e tu. No, qua non c'è nessuno. Io l'ho visto qui. Non c'è nessuno. Siamo a Roma, non ci sta. Stai tranquilla, dormi. Se lo dici tu. Guarda, dove sta? Non c'è. C'è qualcuno? No. Siamo solo io e tu. Va bene. Pronto? Sì? Sì, lo faccio entrare, grazie. Onorevole! Non passa! Che piacere! Allora, che si dice, Morro? A te ti racconto. Sono venuto apposta. Ci sta un problema. E se posso darti la palla, allora? C'è lo magistrato, no, Morro. Che mi sta sempre sopra, mi sta rompendo i coglioni. Non posso fare più niente. Che gli devo fare? Faccio con i modi mia. No, per carità, non basta. C'è troppa confusione qui, sta pure per la lezione qui, meglio stampo più carni. Come si chiama il magistrato? Dottoressa Ferri. Ne sono sentito parlare. Ci può stare una soluzione, sai? Che soluzione? Questa è sposata, però sono sentito di che ci sta qualche incontro particolare con un calciatore. Quello che gioca in Serie A. Quello che segna sempre, dai, lo chiama pure le bombe. Ah, Alex Martini, l'attaccante della Roma. Se trovi un Palazzo Bravo, gli puoi fare due foto quando si incontra. E vedrai che se viene fuori questa storia, questa lì te da retta, fa tutto quello che dici tu. Per questo c'ha anche una persona giusta. Quanto mi costeria sto lavoretto? Oh, su due piedi... 20.000 euro. Te la concedo 1.000 euro se la fai fammelo per domani. Che dici? 100.000 euro? La potremmo fare. Vedi. Oh, paparazzi, allora? Già siete qui? Ci sono stati un po' dei problemi, Don Bacia. Ma come dei problemi? Don Bacia, Karen non perdona. Ah, che roba. Io una cosa del genere, Don Bacia, non l'ho vista mai. Ottimo lavoro, Bardasci. Ah, Don Bacia, c'ho anche un video che te potrei fare ancora più comodo. Fammi vedere. Hai capito, magistrato? È sempre un piacere lavorare per te, Don Bacio. Oh, che ci sai che faccia fa quando vedi queste cose? Voglio proprio vedere, guarda. Proposito, fammi un po' di guarda te. Guarda che roba. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, Don Bacio. Buongiorno, dottoressa. Ma
mai questo appuntamento improvviso? Mi auguro a questo punto che sia venuto a costituirsi. Dottore, non mi ci metto per niente, perché saremo velocissimi. Top, fagli vedere che spettacolo. Volevo solo dirle che è veramente fotocelica. Possiamo trovare un compromesso? Ecco, a te mi comincia a piacere. Devo già essere d'epoca. Allora, dottore, il compromesso è questo. Eccolo, Oh, mi sono fatto proprio una bella vacanzetta. Sono portato questa, a te ci ingegnevo. Ragazzi, grazie di tutto, facciamo un brindisi. Oh, ma ci sta. A magistrato. Don Bacio, lei mi ha una curiosità, ma su sto cazzo di dire, che ci sta le luci di 30 anni? A te te lo faccio vedere. Oh, finalmente ce l'hai fatta ad arrivare. Oh, bambole, staccarma. E poi scegli sempre certi posti. Ma guarda che sei te che non ti vuoi far vedere, lo sai che per me non c'è sta problemi? E ma lo sai che se viene fuori qualcosa la mia carriera è finita? Allora famo sta porcata? E famola sta porcata! E allora fammi togliere il giacchetto! Allora te la senti? E sì, facciamola sta porcata! Che poco mio! Fai sa già col pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà! Ma che bontà!